Fai la foto. Ma che foto? Sto filmando da 10 minuti. Ma porca cazzo, io vorrei anche dire. Vabbè, dato, sì, eh. Toccati il ciuffo. Guarda. La piastra. Beh, no, dai. Ok. Adesso dai, di fronte a tutta l'Italia, a noi la possibilità di mettere questo video su MySpace. E attenzione, anche la tua amica fa finta di niente, ma di la verità. Cosa? Cosa sono queste strisce? C'hai un ciuffo un po' proteso. Beh, non la mettere in difficoltà. Sono no. Emo. Sei i emo. I figli sono punk. Vacca Dio. Nessuno mi capisce, mi taglio le vene, la vita è una merda. Odiami. Questo l'abbiamo fatto insieme perché l'abbiamo costruito. Sì. Ma non si può, è per il mondo, quindi mi sto trattenendo, però... Cioè... Io sono emo. Non ce n'è, cazzo, frangia, piastra. Non senti un sentimento dietro che ti distrugge, qualcosa di... Mi sento mordere il culo, però potrebbe... Ma al di là del morso al culo, non senti tipo un pesante, una pesante sensazione di disagio? Infantile? No, verso la società, perché nessuno ti capisce, ma andate tutti dallo stesso parrucchiere. Esatto. È vero questo. Io voglio un'altra considerazione da parte vostra. Voi, esatto, no. Cosa pensate dell'indie? Guardiamoci nelle palle degli occhi, guardiamo le sue palle. guarda che non è un... Se la possono fare, possiamo andare a chiedere un'opinione con la metallara lava. La metallara no. Il metallo ti uccide. Ecco, il metallo ti uccide, diciamo. Il metallo uccide. Oddio. Un nuovo slang, il metallo uccide. Sì, ma noi, cioè, cosa... Questa domanda sull'indie. Sì, cioè, voi sapete che San Pietro da Ricca stanno già scrivendo il nuovo brano Faccio dell'indie. No! Sì, perché prezzo, sapete... Fra... Vi rendete conto che in realtà l'emo ormai è dimenticato? Sì, c'è la nuova moda. Sì. L'indie. No, lo stiamo vedendo, la gente non prende più veramente sul serio gli emo e non riesce neanche più a prenderli quando in giro. Non li hanno presi sul serio. Non li hanno mai presi sul serio, ma li hanno sempre presi in giro. Invece adesso culo, esatto. Stanno smettendo di prenderli in giro. Questo a livello di business significa una caduta di un impero. Critica legata ad un somaro che corre bendato. Facciamo una cosa del genere. Allora, la paralitica cieca chi la fa? Mettiamoci d'accordo. Fano. Cosa fa? Che gli è caduta anche la paglia. Che gli è caduta, guarda come lo additano per aver perso la paglia dalla presa. Sei additato, Fano. Nico e Tina non si devono perdere per strada. Nico, va bene, salutiamo perché tanto non arriveranno mai fino in fondo a vederlo perché io avrei già cambiato. Aspetta, io mi taglio le vene e poi ti saluto. Ok, okay. Tu invece cosa fai? Ti pattini? No, sì, ok. Non mi vuoi dimostrare il tuo disagio sociale tramite l'elevato decibel con cui ascolti My Chemical Romance? From yesterday. Ma quelli sono i 30 Seconds to Mars. Pesante. Quindi dall'Italia cosa volete dire? Italia con furore. Con siamo italiani, siamo idioti o no? Tanto. Tanto. A manetta. Ragazzi, smettetela di comprare le magliette con i teschi. Però siete pieni di stelle. Quella con le stelle. No, non ce l'ho. Ah, è quella con le stelle, t'ho visto con quella. Me l'ha comprata mia mamma, non io. Quindi. Mi manca anche quelle con le stelle. Cazzo, non sono emo. Sì. No! Come farai? Vai a casa e tagliati le vene perché non sei abbastanza... Dov'è un cutter? Ce l'hai un cutter! Ce l'ho il cutter! Ecco, George, sei con Sgugna? Mi fai vedere Sgugna? Tira su, girati da questa parte. Girati. Perché Sgugna ha un buco nel culo? Beh, come un buco nel culo? Sai no! Cazzo, c'è un buco davvero. C'è anche qua. Ah sì. Cioè proprio i punti. Giorgio, vuoi dire una cosa al tuo pubblico a casa? Niente, praticamente no, io da quando conosco rapida. Sgugna la mia vita è cambiata. Lui sta veramente meglio con me stesso e con lei. Io ci dormo sempre la notte. Dov'è Speeders?